bentornati in un nuovo video. Cosa mangio in un giorno? Vi faccio vedere subito come ho iniziato la mia giornata. Iniziamo dalla colazione. Oggi ho deciso di preparare dei toast con dello yogurt e della frutta fresca. Ho semplicemente scaldato i toast su una padella, ho tagliato a pezzettini la frutta, in questo caso una pesca. Una volta che il toast si sarà raffreddato, ci ho messo sullo yogurt bianco e i pezzettini di frutta che ho tagliato insieme a qualche ciliegia, e per addolcire un po' il tutto ho messo anche un po' di sciroppo d'agave. Ogni mattina io bevo una bevanda preparata in casa con acqua, miele, limone e zenzero e un pizzico di curcuma, che fa davvero bene. Lo bevo ogni mattina ed è facilissima da preparare. Vi lascio qui la ricetta. Basterà semplicemente scaldare l'acqua con il miele e una volta che l'acqua arriverà a bollore andate a mettere all'interno il limone, lo zenzero e un pizzico di curcuma. Filtrate tutto e la vostra bevanda sarà pronta. A metà giornata invece, quando mi viene un po' di fame, mangio un po' di frutta. In questo caso io ho mangiato un po' di melone con qualche seme, seme di avena, seme di girasole e non può mancare mai un po' di sciroppo di agave, che addolcisce la frutta in una maniera incredibile, specialmente quando magari non è molto dolce, è un po' acerba. Per pranzo invece ho deciso di preparare una pasta fredda alla caprese e ho deciso di cuocere questi cavatappi ai piselli alla farina di piselli, che hanno un buonissimo gusto e ve la consiglio se volete preparare una pasta fredda un po' più particolare. In questo caso io faccio cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Una volta che la pasta sarà cotta, ci vado a mettere all'interno semplicemente dei pomodorini che ho condito con dell'olio, con del sale e con del rosmarino, e vado a metterci sopra i pomodorini insieme a qualche mozzarellina ciliegina, un po' di olio e il mio pranzetto è pronto. Quest'oggi non ho preparato un vero e proprio snack, semplicemente mi sono preparata nel pomeriggio un caffè shakerato alla Nutella, che non può mai mancare. Ho semplicemente fatto una tazzina di caffè dove all'interno ci ho messo del ghiaccio e un cucchiaio di Nutella. Ho shakerato bene e il mio caffè shakerato alla Nutella è pronto, fresco e ti dà una bella botta di energia. Per cena ho preparato invece degli involtini di petto di pollo con dello speck insieme a delle patate. Ho semplicemente arrotolato una fettina sottile di petto di pollo insieme allo speck e della mozzarella. L'ho arrotolata e messa in forno a 180 gradi fino a quando le patate e la carne si saranno cotte del tutto. Questa era la mia cena. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi tanti like, condividete le mie ricette e scrivetemi un commentino se vi sono piaciute. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!